Eccoci alla finale, a sorpresa dobbiamo dirlo, ma meritatamente Mario Brocchini sfida Monte Everest, secondo me, Luca Molduzzi che l'abbiamo visto veramente in condizione strepitosa. E comunque è sempre una finale, naturalmente c'è un favorito d'obbligo e abbiamo già detto chi è. Però Mario Brocchini, se gioca come ha giocato fino adesso, potrebbe vendere cara la pelle e forse qualcosa in più. Ancora Piergiorgio Alessandrini con me, c'è un Ravennate in finale, un Ravennate a commentare, è giusto. Eccoci qua per presentare questa finale di questa splendida manifestazione con due atleti molto attrezzati. Uno non ha bisogno di presentazioni, che è Luca Molduzzi, l'altro non perché sia meno bravo, ma perlomeno un po' meno conosciuto nel giro di questi fuoriclasse. Mario Brocchini, che l'abbiamo seguito nell'altra semifinale con il giovane Rinaldi, e hanno dato vita a una sfida bellissima, a colpi di filotti, di punti di reale, di bocciata, e punti a sponda eseguiti alla perfezione. Adesso siamo all'atto finale, con un Luca Molduzzi in grande spolvero. Nelle ultime 2 settimane l'ho visto sia nella partita di campionato che nelle varie manifestazioni. È quasi impeccabile, non vogliamo sicuramente gufarlo per questa partita, ma direi che per il blasone è il favorito d'obbligo, ma no, qui non c'è niente di scontato. Sono d'accordo con la tua disamina, Pier Giorgio. Ricordiamo che nella semifinale precedente di Luca Molduzzi ha avuto la meglio su Gamboni di Rimini, che All'ultima biglia, hanno dato praticamente. vita a una partita spettacolare. Sembrava stradominata da Luca Molduzzi, poi con un ritorno con dei tiri spettacolari di 4 sponde di Gamboni si erano portati in dirittura d'arrivo e Luca Molduzzi ha chiuso la semifinale con un 8 punti di colore e un 12 di bocciata, dove effettivamente gliene servivano solo due per chiudere la frazione, ma impeccabile per tutta la gara. Ho sentito diversi commenti su Mario Brocchini, perché non è a tutti conosciuto, in quanto non molto spesso lo si è visto nelle gare di grossa competizione qui in Emilia-Romagna, ma ha dimostrato un talento e un gioco veloce di pensiero, ma valido nell'esecuzione, che fa sì che non si può pensare che non sappia giocare, anzi è dotato di buona visione, un ottimo tiro di bocciata, e se il buongiorno si vede dal mattino è un cliente molto difficile da domare. Naturalmente Mario Brocchini ha di fronte il campione italiano di prima categoria della stagione scorsa. Neo master, ma master per È eccellenza, stato per master. Cioè, quanti titoli master ha vinto Luca Molduzzi? tantissimi, in Lo totale chiediamo penso siano magari, se lo 26-27 sa, a titoli. Valerio Alvise, ma tanti, C'è da tanti. perdere il conto. Certo.
in quanto è uno dei mostri sacri. Poi ricordiamo che è riuscito come è riuscito, con tanta sfortuna, anche dobbiamo dire. Tanta sfortuna, condizioni fisiche. Certo. Poi rientrare è sempre difficile, ma è stato in purgatorio un anno e mezzo, diciamo. Sì, due stagioni, esatto. E attenzione che adesso è rientrato e non ha nessuna intenzione di lottare solo per la salvezza. Perché se gioca a questi livelli, sì, anche quelli più bravi devono tremare. Ha sempre avuto un gioco valido, efficace, determinato. E poi io penso che Luca Molduzzi non abbia bisogno di presentazioni. Ha vinto in tutti no. i campi. Quest'anno stimolato della nuova avventura in un ritorno clamoroso al mitico Bar Romea di Ravenna, dove l'ha visto crescere da ragazzino. È stato assente dalle competizioni di Bar Romea per diversi anni perché si era dedicato solo alla stecca. Quest'anno hanno rispolverato il gioco delle boccette e Poldo è il cavaliere impavido della buona squadra allestita da Sauro Casadei al Bar Romea. E che squadra, perché è una squadra di tutto rispetto. Esattamente. Una squadra immediatamente sotto le primissime, secondo me. Sì, poi è partita molto bene, che il che non guasta, perché dà morale, certo, e soddisfazione soprattutto ai più giovani di quella, certo, di quell'equipe. Io dico che se ognuno accetterà e farà il proprio ruolo in maniera corretta, si caveranno parecchie soddisfazioni. Andiamo alla prima bocciata, prima bocciata del Poldo Nazionale. E riparte alla grande. Anzi, alla grandissima, 12 punti, palla murata per Luca Molduzzi. C'è lei. Risponde leggermente stretta. Ultima biglia per Luca Molduzzi. Sembra larga.
Ecco, adesso dovremmo esserci. 8 punti realizzato dal Marchigiano. E si porta. Adesso dovremmo andare meglio. Di 10 a 12 a favore di Luca Molduzzi, frutto della prima bocciata da Chitto di Luca Molduzzi, che ha realizzato 12 punti. Punto conquistato da Mario Brocchini e 8 di bocciata. A costo non eccezionale di Luca Molduzzi, che lascia lo spazio per incunearsi con la biglia rossa fra palla e pallino, cosa regolarmente eseguita. Lunga corta per Luca Molduzzi, che sembra aprire un po' troppo questa biglia, esce dalla rossa. Palla di calcio di Luca Molduzzi, entra troppo, 2 punti e si appresta alla seconda bocciata. ...14-10, Luca Molduzzi. 2 punti a scendere. 4. 4, non credo ci sia rientro, 4 punti per Luca Molduzzi. Che conduce 18-10. Ottima prima biglia di Mario Brocchini, ma mi sembra di vedere che se viene punto di 4 sponde di effetto Luca Molduzzi a sinistra. Perfetta, cambia la veglia. È larga la palla di Mario Brocchini. Lunga corta, buona come direzione, leggermente lunga.
conduce col punteggio di 28-10. Adesso dovremmo esserci anche con i rumori di fondo, dovrebbero essere a posto. Quattro sponde d'effetto ancora per Luca Modozzi. Sì, mi dicono che adesso è ok, speriamo in bene. Leggermente larga, ma forse riesce a segnare. Non so se è arrivata Pier Giorgio. Lo vedo leggermente più scomposto rispetto all'altra semifinale. Ricordati Pier Giorgio che da stamattina che gioca e che questa è la settima partita. Tre le ha fatte non nel qui, girone. Sì, ma le ha fatte o al Taverna Verde o a Busecchio. Quindi non sono giustificazioni naturalmente, sono constatazioni, eh. Luca Molduzzi tira la terza biglia. Perfetta la biglia di Luca Molduzzi. Molto buona. Così come molto buono sembra adesso il nostro collegamento audio. Due sponde per Luca Molduzzi ad affondare. Perfetto. Leggermente lunga. Palla leggermente tagliata. Sì, ma c'è Mario una ditata. Se gli va verso anomala. Il centro non segna. No, non no, ma la hai visto superiore. Quando è partito che ha dato una sorta di ditata? Non so se ce ne sei accorto. No, non avevo. Sì, sì, ha dato la trattenuta poi l'ha mollata. Il motivo dell'errore è quello. E comunque 30 Luca Molduzzi, 10 Mario Brocchini. Naturalmente sento l'odore del sangue, il polso nazionale. 12 punti per Luca Molduzzi, 42-10 per Ravennate portacolori del Bar Romea di Ravenna. Sembra leggermente stretta, però sì, è buona, segna. È buona, rimane dentro. Ancora un po' largo, alza il pallino però e dovrebbe aver segnato. Pier Giorgio, non aspettiamoci dei tiri da Molduzzi perché in questa partita deve stare fermo, lui lo sa. Si è accorto l'esperienza che ha. Poi se la partita cambia la fisionomia vedremo, ma
per adesso per il momento, non se ne parla. Non se ne parla. Va di a toccare la bianca, risponde per a toccare la bianca, sarà il pallino vicino alla rossa, è buona, molto buona questa biglia, difficile anche perché ci voleva misurare angolo giusti. Un trasponde esterno, direi. Sì, ha guardato se era libero il prillo, ma di quattro trasponde d'effetto, ma è c'era la biglia, è più facile questo tiro. Forse larga. Infatti. Faccio una domanda adesso, non dobbiamo insegnare a giocare a Luca Molduzzi, perché quello che ha vinto lui io non lo vincerei neanche in 15 vite, forse 30 vite. Non parlo di te, perché te qualche titolo l'hai vinto, voglio dire, però non era meglio tirarla di braccio questa qua? Davi più angolo, parlo di quella di Luca Molduzzi. Avevi forse più il controllo, è sì, naturalmente un pelo nell'uovo. Ma il problema è che la penultima biglia Luca Molduzzi l'aveva tirata, aveva effettuato lo stesso tiro. Sì. E quindi presumeva di conoscere bene l'angolo, certo. L'ha battuta leggermente larga. La mia naturalmente è una provocazione, perché però vedi, Brocchini non ci sta. Brocchini. 22-42, ancora in controllo Luca Molduzzi, ma non diamo, non celebriamo il De Profundis per l'atleta civitanovese. Va di prima Luca Molduzzi ed è buona. Molto buona. Vediamo che la biglia di prima posizionata bene. È quasi meglio di una biglia di seconda, esatto, posizionata, esatto. E serve come diciamo così medicina per chi ha il tiro d'effetto facile, no? Esatto. Però Mario Brocchini non ha l'effetto, la tira di giustezza e prende il punto. Pronto col 3, uno di 4. Quattro sponde, attenzione con la biglia rossa. Sì, potrebbe anche essere un problema. Infatti passa vicino, è stretta la biglia. Vediamo. Va a far gioco uguale, perché il pallino guardava la biglia bianca di Molduzzi. Va di lunga corta adesso Mario Brocchini. Buona. Sì. Ha ripreso coraggio, ha ripreso padronanza dei suoi mezzi. Verrà di due sponde per la bianca superiore a Molduzzi, che toccando la rossa laterale dovrebbe andare nel gioco. Dal di lì ci vuole un tiro di precisione massima. Allora, ancora una biglia d'effetto. Allora, ricordiamo che Luca Molduzzi in semifinale ha avuto ragione in una partita spaziale di Paolo Gamboni, e nei quarti una partita perfetta da parte sua di Yuri Minocchi, mentre Mario Brocchini nei quarti di finale ha vinto in volata contro Maurizio Valsania, e invece ha vinto non agevolmente, perché Simone Rinaldi ha tirato a partita, ma è stato sempre in vantaggio dalla seconda metà in avanti, quando ha preso il break da Simone Rinaldi. Misurazione per Luciano Naldi. Come composizione dei gironi era molto più complicato il lato, la parte alta. La parte alta c'erano tutti i calibri da 90. Punto bianco viene ancora lunga, lunga corta. Corta, vediamo se tocca la sua, potrebbe anche far gioco. Sbaglia larga, potrebbe far gioco ugualmente. No, no, alla fine rimane bianco, almeno così credo. Attacca, sì, la biglia. Infatti va di calcio una bocciata. Una ghiotta opportunità, entra troppo, nulla di fatto, una biglia direi. Così è infatti.
Luca Muduzzi, filotto di prima. E 10 di seconda passata, 54. Altro 10 per il campionissimo Luca Muduzzi. 22 Brocchini. Continua ad andare di seconda e Luca Muduzzi tirerà ancora una quarta sponda di effetto da sinistra a salire. Forse sarebbe il caso che provasse a mettere una biglia di prima. Cambia la biglia. Cambierà la biglia. Da manuale. Da manuale. La bianca perché il pallino guarda verso il castello. Sì, prende prima la sponda lunga, però alla fine trova un 16 nella spazzatura della partita. Tirava di seconda, ha preso di prima. Certo, ha preso poi prima la sponda lunga, credo qua. Non so se ho visto bene, o quantomeno angolo zero. Quindi sì, era sbagliata. Sì, l'ha sbagliata e anche di un bel po'. Però quello che conta è che segna questo 16. 16 punti e ha mantenuto la biglia di vantaggio. Certo, certo, certo. Poteva andare anche peggio. Prova ad alzare il gioco, vediamo. Riesce, stavolta è buona la biglia di... Mamma mia. Abbiamo questo e poi abbiamo finito. Aspetta, sta pure lì, che ne abbiamo un'altra. Cambio, cambio. Io non lo so. Pitch stop per Giorgio Alessandrini, possiamo ripartire. Abbiamo visto che anche un totem come Luca Muduzzi certi tiri li subisce, perché dalla perfezione alle ultime due biglie ha tirato due biglie abbastanza approssimative, non da lui, ma è comprensibile. Perché vede sfumare un vantaggio importante. Ironia della sorte, se Mario Brocchini dovesse raccogliere il pallino e fare il pieno a bocciare, andrebbe pari al contendente. Due biglie rosse, da quel che ho capito. Tanto alla fine il tiro sicuramente sarà... attaccherà, sì, la bianca, esatto, sopra. Esatto, attenzione che se la dovesse prendere avremo una partita che non ci saremmo mai aspettati 5 minuti fa. Vediamo comunque. Mamma mia, mamma mia. Altra ditata e altri 12 bevuti. Toglie anche una biglia. 66-40. Errore grossolano. Sì, come quello prima di taglio che non ha segnato, Solo che questo è molto più sanguinoso. 66-40, adesso è quasi obbligato a un... certo che bocciare dopo un errore così, niente, lui è imperterrito, butta giù dei birilli e dobbiamo dire che il carattere non gli manca. Addirittura 12 per Giorgio. Il carattere ce l'ha questo giocatore, di sicuro.
52 a 66. Una prima di Molduzzi non bellissima. E invece un'ottima biglia di... Ottima. C'è lo spazio per incastrare. Sì, sì, sì. Di due sponde dall'altra parte, direi, vero? Da lì, esatto. Larga. È molto larga, vediamo se ha i giri buoni, potrebbe anche segnare ugualmente. No, è lunga. Momento un pochino di stanca per Luca Molduzzi. Questa è buona. Questa è molto buona. Stavolta è stato molto molto largo, ha giocato sulla bianca per cercare di mandare la rossa vicino al pallino, giusto? Sì, esatto. Riprova il tiro, stavolta è meglio, attenzione perché se colpisce bene il punto è assicurato, ma se scappa dall'impallo potrebbe addirittura andare via la rossa, realizzare gli 8 punti. È vero. Alla fine è uno. È stato stretto, ricordiamo. Leggermente, sì. Vediamo se la progressiva lo premia. No, assolutamente no. Conosco bene di Molduzzi. Sì, luci del colpo veramente secco, dito proprio all'esasperazione quasi. Ennesima palla di seconda e ennesima palla di Luca Molduzzi di 4 sponde di effetto. Quattro sponde ad effetto a cambiare. Buona, leggermente larga, ma segna, è sufficiente per segnare. Sette zero, cinque due. Due sponde ad appoggiarsi al pallino o alla palla rossa e Luca Molduzzi. Lunga corta di Brocchini, vediamo. Ad abbassare il pallino, attenzione alla spinta, rimane bianco. Riprova. È buona anche questa. Sì, porterà il pallino vicino alle proprie, seguirà il pallino, quindi adesso difficilotto. Molto difficile. Anche perché fare dei tiri e arrivare, che ci potrebbero anche stare, rischi a non prenderci, di lasciarli dentro gli 8 e di portarlo a meno 10 con la bocciata, quindi bisogna valutarla. Però proverà questo tiro perché fondamentalmente non è che ce n'erano tanti altri. Bravissimo, grande biglia di Luca Molduzzi. Da applausi. Esecuzione di una difficoltà
molto elevata, guadagno il diritto alla bocciata. Questa volta ci siamo. 10 punti per Luca Moldussi e 10 punti che lo portano a condurre 82-52. Il più 30. Questa è una buona prima per Giorgio. Sì. Tutte le ha messe bene, ma mettendolo di seconda ha aperto tutto il gioco. Sì, il gioco di effetto tu dici sempre. Sappiamo che Molduzzi è molto bravo in questo fondamentale. Bisogna provare giocatori di certo livello, lì sarebbero già andati di prima, già da diversi certo, anni. Certo, è un errore tattico. Venendo di quarto sponde vai contro il pallino, non contro la biglia. Certo, certo. Quello un po' che dicevamo prima, no? Va di prima stavolta e va a segnare e il pallino guarda la sua biglia che verrà da di seconda. Sì, un tre sponde. Addirittura tira dalla parte opposta. Credo che alla fine farà un tre sponde. La mia paura è che da questo lato, visto che il biliardo allarga molto, tira la tagliatina a misura. Passare il pallino. Sì. Ad abbassare il pallino. Ha colpito leggermente scarso, forse. Allora, l'obiettivo di Luca Molduzzi era disfare il nido, come diciamo, no? Perché tanto è sopra di 30, 82-52, bisogna prenderne il meno possibile e non dare riferimenti o di colori o. Però adesso attenzione che questa è buona. Adesso vedremo Brocchini cosa deciderà di fare. Questa è una gran biglia naturalmente, misurissima, di 4 sponde ad effetto. Altro tiro a braccio alzato. Sì, è obbligatorio. È partita, vediamo. Va a segnare, vediamo come si posizionano le bianche, se sono attaccabili. E direi proprio di no. Siamo stato fortunato nello segnare, ma sfortunato nel posizionamento delle biglie. Proverà a attaccare la biglia, perché se la colpisse ci sono gli 8 di colore, ma deve portarla alla sponda superiore. È un tiro rischioso, però la partita è quasi andata, giustamente bisogna usare. Vediamo. Attenzione, è stretta. Segnato. È per un, non per molto, eh. Brocchini, 82 Mario. Molduzzi. Ennesimo 10 di Mario Brocchini. È un killer. Beh, diciamo che tra semifinale e finale ne ha battuti un bel po'. Sì. 6-4-8-2. Luca Molduzzi all'accosto. Due vedi sponde. Che lui va di prima. Beh, lì è vicino a sponda, però avrebbe cambiato ugualmente il gioco. Sì, però rimane corto, attenzione. C'è lo spazio per Brocchini per mettere il gioco a favore. Sì, è vero, ma quando il pallino è vicino a sponda è sempre meglio sbagliare nel corto che spaccare il pallino o allargarlo. Sì, perché sennò puoi prendere anche una spaccata a te, giusto? No, poi prendi l'incastro. Certo. Che dopo sei chiuso. Così, invece adesso ci può andare dentro Luca Molduzzi al gioco e metterlo a proprio favore. È leggermente, no, è buona, è molto come, buona. Come volevesi dire. Sì, è un piano di gioco perfetto. È una regola, quando il pallino è vicino a sponda, se tu lo tocchi di mezzo, che lo, certo, lo apri leggermente, sei soggetto a prendere l'incastro. Certo. Rimane largo e anche corto, dobbiamo dire.
famosa biglia a quattro sponde senza effetto. Sì. Questo lato di questo biliardo l'ho visto. L'abbiamo vista anche prima in semifinale. Prima le ha tirate tutte bene. Questo lato qui, questo biliardo allenta leggermente, infatti gli è venuto larga. Ultima per Mario Brocchini, dopo vedremo. Luca Molduzzi si presenterà in aria per chiudere. Questa attenzione è buona. Che se prende di tagliata fra la rossa e il pallino, 8 di colore. Tira il due sponde, alla fine è fondamentalmente uguale, un po' più difficile perché bisogna, però è larga. Fa comunque gioco. Si scusa. Come ti avevo detto, da quel lato lì allenta. Sì, infatti l'abbiamo visto. Invece dall'altra parte taglia molto di più. Lunga corta, entra top, una biglia, 84-64. C'è ancora vita per Mario Brocchini, ma con un pieno si comincerebbero, non dico a scrivere titoli di coda, ma molto prossimi. Grillo di prima, 10 di seconda. Se Luca ne va. Molduzzi, 10 Luca punti. Molduzzi. Appena girato l'ultima curva, portandosi 94-64. E guarda che se andiamo a vedere, il numero di birilli sono più o meno pari, il numero dei pallini più o meno pari, la differenza l'ha fatta il gioco. E salta fuori la famosa cosa che hai detto te prima, che anche stavolta va di seconda e si mette da tiro o si mette da incastro. Io credo che la differenza sia lì. Sì, oltre ai due errori macroscopici che ha fatto la bevuta che ha fatto di 12 punti. Se ha pagato 12 punti gratuiti, sì. Mario Brocchini. Passare il pallino, Luca Molduzzi non vuole rischiare tiri per dimostrarti l'intelligenza. Sì, un grandissimo campione. Sta giocando a zona perché tanto deve tenerlo lì. Valeva e deve bocciare il prossimo pallino nella peggiore delle ipotesi. Perché in qualsiasi posto si fosse posizionato era soggetto a subire un tiro. È vero, invece non deve subirlo. Possibilmente non deve subirlo. Tanto l'obiettivo minimo, diciamo così, è presentarsi a bocciare il prossimo pallino. Per me giocherà una quattro sponde a cercare di colpire la rossa. No, gioco da due sponde. Sperando prova di portare non, il pallino. Che non lo faccia larga. Dovrebbe essere pieno sulla larga, rossa. Larga. E dovrebbe rimanere. È però non è che ci sia tanto, eh. Qui non lo vuole con la palla. No, non entra, non ti aiuta, c'è poco da fare. L'unica biglia attaccabile è quella là vicino all'angolo, se la becchi di prima puoi anche vendere il punto. È vero, e se sei largo puoi anche bere partita. Vabbè, la partita è andata fondamentalmente, ma... Diciamo che ci sono dei rischi e degli effetti collaterali, no? Va di due sponde, tre sponde largo, eccola qui. Eri stato buon profeta, La prende più fine e vende. Eh sì. Diciamo che l'ha sbagliata di troppo, per sua fortuna. Sì, perché l'ha presa piena, se la prende fine che la sbaglia di meno va a vendere. Stavolta Brocchini... Una smorfia per lui. Smorfia, zero di bocciata. Beh, credo che... Già è durissima. Sì, era quasi impraticabile così invece. Ci avviamo verso la conclusione di questo Memorial di ieri. Io penso che in questa mano vediamo una spaccata sicuro. Ricordiamo 23 gironi da 8 e 8 gironi da 8 di terza categoria. Buoni numeri, direi, ottimi numeri.
chiaro, è la prima gara dopo tanto tempo. Lasciamo stare la gara di Faenza, che non bellissima era veglia, una di quelle gare che Mario, contano dal punto di vista delle classificazioni, master, eccetera. E comunque, ancora una volta, in questa zona d'Italia, quando ci sono le gare, la gente risponde e viene. Quattro sponde per Luca Molduzzi. Perfetto. Perfetto. Questo è come un filotto, secondo me. Ho fatto un uso di queste quattro sponde di effetto in una perfezione. Sempre da quel lato lì entra. Buona. Molto di più. Un tiro a spingere, buonissimo. Va di mezza tagliata. Anche questa buonissima. È molto buona. E adesso chiude proprio a favore. Direi che per Brocchini siamo in dirittura d'arrivo, purtroppo per lui, ma io credo che se gli dicevano di firmare un secondo posto stamattina quando è partito da Civitanova lo avrebbe fatto tranquillamente. È buono, sai, però è bravo, no, è lunga e va a segnare con la bianca. Adesso c'è questo calcio lì, con un birillo si esce. Pericoloso, forse Carozza, la tira di prima. Sì, perché ha bisogno di 4 punti. Certo che lo conosci come le tue tasche, Chissà no, perché. Anche quello che ti insegna il gioco, realizza 2 punti. Si va per il birillo, 98 a 66. E per succedere a Gianni Lugli, che l'anno scorso vinse questa gara nazionale. Naturalmente rimanete connessi perché dopo intervista i due protagonisti. Ecco la chiusura. Luca Molduzzi, e Luca chiude Molduzzi la gara. Chiude e vince il Memorial Zileri qui al 10 punti, chiude in bellezza. Pier Giorgio, grazie, ti aspettiamo grazie ancora. A te. Ciao, grazie. Grazie a voi, della tua competenza. A andiamo a raggiungere a protagonisti per le interviste a botta calda. Valerio, vieni su con i quadri. Permesso? Vai giù te prima, Giorgio. Attenzione che c'è la valanga, Smetti di fare il cretino che ti lascio a rombo. Posso fare prima le interviste o come volete? Dopo arrivi. Adesso aspettiamo il via dal nostro regista. Bravo. Stai qui, Bravo. Siamo in diretta ancora. Allora, Mario, vieni, accomodati. Allora, io ho fatto questa disamina qui in finale. Innanzitutto complimenti perché hai fatto una bella cavalcata. Poi c'era l'ultimo ostacolo. Era come il muro nelle prove di potenza nell'equitazione. Non so se segui. 2 metri e qualcosa. Ci hai provato... Però la disamina, secondo me, sono quei 2 tiri sbagliati, perché tu hai bocciato più o meno gli stessi pallini, hai fatto più o meno gli stessi birilli, il problema è quella tagliata che non hai segnato e hai preso 12, e quel 12 bevuto che probabilmente ti hanno fatto uscire definitivamente di partita, non so se sei d'accordo. Sì, sono sostanzialmente d'accordo, diciamo che poi la cavalcata dalle 8 di stamattina è stata un po' pesante, per cui... Sono molto soddisfatto comunque del risultato. Certo. Però eri lì e magari l'appetito viene mangiando. Esatto, ma sarà per la prossima volta, speriamo. Comunque, i complimenti del nostro gruppo, della nostra iniziativa. Parliamo un minuto della CSB Civitanova, perché merita, è una sala di nuova gestione, di nuova produzione, cioè 8 biliardi, 6 a ferro di cavallo, li ho visti, una bellissima sala, più altri 2. Avete la squadra di A1 neopromossa, anche lì a sorpresa.
perché non, probabilmente non ve lo aspettavate più di tanto, e adesso arriva il difficile, salvarsi. Esattamente, comunque siamo fiduciosi perché poi la sala nuova, diciamo, molto bella. Ora stiamo organizzando anche una gara, diciamo per la prima volta con una formula nazionale, e speriamo insomma poter incentivare in tutte le maniere il gioco del biliardo, che sta prendendo sempre più piede a Civitanova. Bene, complimenti, in bocca al lupo per tutto, ci vedremo, perché noi bazzichiamo le Marche, lo sai, ci eravamo già visti venerdì, secondo classificato meglio perché, vieni. Grazie. Luca, allora inizio subito con una provocazione, sai che a me piacciono queste cose qui, con te posso farlo perché tanto sei come Vito Altunfermo, il vecchio pugile che incassava qualsiasi cosa. Diciamo che sul 76-44 per Daniele Bassi ti eri quasi messo la giacca. Esatto, esatto, sì, non giocavo male, non riuscivo a capire il motivo, perché prendevo dove volevo ma le palle non andavano dove volevo e lasciavo troppo spazio e lui mi chiudeva sempre. Poi c'è stata una combinazione di pallino alto, ha provato a prenderlo un paio di volte, alla fine ha spinto troppo e si è bevuto un 16 e lì... E da lì è finita la partita per lui, secondo me. Dopo, vabbè, con Minocchi hai fatto una partita da computer, secondo me, veloce, ma soprattutto hai preso tutto quello che hai fatto. Era impossibile vincere in quella partita da te, perché quando uno non sbaglia nulla, anche il campionissimo come Iuri deve sottomettersi. E poi c'è stata la partita con Paolo Gamboni, di un'intensità, di una bellezza rara, perché avete dato veramente spettacolo. Io ho sbirciato, ero impegnato nell'altra semifinale, hai rischiato di perdere nonostante una condotta e una prestazione quasi a livello, magari mezzo pelo sotto rispetto a quella di Iuri. Sì, Gamboni è sempre stato dietro nella partita, poi è uscito con un paio di tiri incredibili di quattro sponde a prendere un quarto di palla, me le ha buttate tutte e due nei birilli. Alla fine sono stato un po' sfortunato io, perché ho fatto un bel tiro, potevo far 16, ho fatto solo 4, dopo gli è rimasta la palla da tiro, però deve fare 12 e non è così semplice fare 12, primo tiro sempre da sta sponda. In questi biliardi che, diciamo, non ti regalano niente. Non ti regalano niente, infatti andando su la palla l'ha proprio evitata, mi ha lasciato l'otto di colore e la bocciata sono uscito. Hai rincominciato da dove hai finito, hai vinto l'ultima gara nazionale da singolo, un certo campionato italiano di prima categoria, diciamo di peso specifico notevole, e hai vinto qui a Forlì in una gara nazionale storica, la prima della nuova stagione. Se il buongiorno si vede dal mattino, vero? Assolutamente, questa è una gara prestigiosa, l'ho già vinta ancora e credo che ripetersi per due volte sia difficile. Poi niente, quest'anno ho rimesso la maglia dei Master, vedo che porta fortuna e continuerò a portarla, spero anche i prossimi anni a venire. Secondo me, se giochi a questi livelli ti caverai parecchie soddisfazioni, tutte quelle che non ti sei già cavato, perché ricordiamo che titoli italiani Master vinti? Master 2 o 3 adesso, no? Sì, giusto così per gradire. Gli italiani sono parecchi, dai. Bene, bravo Luca, complimenti, è il vincitore del Memorial Brasileiro. Luciano Naldi, e... un minuto. E vorrei vedere Romualdi se c'è in giro. Ah, ci sei! Non rispecchiava la luce. Vieni. Allora, il padrone di casa e l'organizzatore, possiamo dirlo? Organizzatore Loris De Cesare e Amorati Oriano. Bene. Tu però una mano la dai, perché sei stato qui solo 26 ore. Va bene, ho dovuto dare un po' di mano perché siamo a casa mia. Quindi io devo ringraziare soprattutto il gestore Raffaele Romualdi, come ho avuto occasione di ringraziare tutte le volte che vengo qui al President. Comunque devo ringraziare i 240 giocatori che hanno fatto questa manifestazione. Ringraziamo Loris De Cesare che ha curato tutta l'organizzazione, sorteggi e quant'altro, Amorati Oriano che si è dedicato ai premi, a tutto quanto. Io ho cercato di fare il mio dovere visto che ero il padrone di casa, però a Forlì non posso dire altro che grazie a questa grande città che ha messo quattro locali a disposizione di questa gara, perché siamo partiti vicini, molto vicini, sì, è quasi un quadrangolare, siamo nel giro di qualche chilometro, quattro locali, uno più bello dell'altro,
naturalmente questo è il più bello di tutti, e poi siamo vicini a Bussecchio, alla taverna e alla cava, dove abbiamo fatto tutta la gara di terza. Quindi questi tre locali hanno messo a disposizione tutte le loro sale, abbiamo distribuito i vari arbitri in tutte le sale, i giocatori si sono comportati come sempre degnamente, abbiamo avuto delle partite entusiasmanti, tu le hai trasmesse tutte, spero che in molti le abbiano viste, perché ci sono state partite proprio palpitanti. Poi la finale fatta in questo modo, con un mito della Romagna che è Molduzzi, non poteva finire meglio. Grazie. Quindi sei soddisfatto di tutto e si lavora già per il 2019. Certamente. Grazie Luciano. Ciao, grazie. Lele. Caro ragazzo. Direbbero, com'è andata? La gara è andata benissimo, appena descritto tutto adesso il nostro amico, e noi abbiamo fatto del nostro meglio. Secondo me è stata una grande soddisfazione, una bella gara, una bella manifestazione, ottime partite, e bella collaborazione tua, della direzione, di Cesare, di tutti. Bella, bella manifestazione, speriamo ce ne siano tante altre così. D'altronde, quando sei in una squadra ti assegnano un compito e devi provare di farlo questo compito nel miglior modo possibile. Noi ci proviamo sempre. I numeri ti hanno dato ragione, perché sono stati migliorati rispetto all'anno scorso. Di un bel po'. E quindi pubblico tanto, ho visto, molto. Più dell'anno scorso, decisamente. Qualità dei giocatori e delle partite, l'hai già detto te, superlativa. Eccezionale. Molto bello tutto. Ci sono progetti in testa? Possiamo dirlo o stiamo zitti? Sono, ma non li diciamo. Non lo diciamo, la gara dedicata a tuo fratello, che quella è una gara consuetudine. Quella purtroppo è una classica, abbiamo in programma anche un altro memoria. Non dici... però non svegliamo. No, dai. Vai. Abbiamo altri progetti interessanti. In bocca al lupo al gestore del President Park e a tutti i tuoi collaboratori, naturalmente. Io ho finito, chiudo il collegamento e ci vediamo giovedì per Castiglione Felix Team Taverna Verde. Adesso spazio alle premiazioni, buonanotte.